Bentornato, Eccellenza. Grazie, grazie. In un'omelia di una delle molte celebrazioni che lei ha presieduto in questo suo viaggio missionario in terra brasiliana, ha parlato di questi giorni che lei ha vissuto con i sacerdoti Fidei Donum Ambrosiani come di un'esperienza spirituale. In che senso? Ha nel senso che lo Spirito di Dio suscita in modi sorprendenti e qualche volta sconcertanti semi di Vangelo in terre che sono forse desiderose di Vangelo, forse particolarmente distratte dal Vangelo, forse particolarmente problematiche rispetto ai valori che il Vangelo propone. Quindi lo Spirito opera in queste terre, questo poco di Brasile che io ho visitato. Lei ha detto ai nostri tre sacerdoti Fidei Donum, ma anche a tutti coloro che si impegnano in quei luoghi per annunciare il Vangelo e per sostenere gli ultimi a volte della terra e della società, siate benedetti. Come si concretizza nel lavoro quotidiano questa benedizione? Queste chiese che ho visitato sono particolarmente amiche della Chiesa di Milano e della nostra terra, sia in Salvador de Bahia, quella piccola sezione che ho potuto vedere dove l'opera dei movimenti di Comunione e Liberazione, di AVSI e di le comunità di consacrate che sono presenti, ecco, è una benedizione perché proprio coloro che non hanno niente, che non hanno nessuno, che non sanno dove andare, trovano lì il luogo dove sentirsi accolti, dove sentirsi desiderati, importanti e serviti, coloro che non hanno nessuno. E così a Macapà, dove la presenza del Pime, il ricordo di Marcello Candia, di Monsignor Aristide Pirovano, delle visite degli arcivescovi di Milano, ecco, è stato un ritrovare persone che testimoniano quanto la benedizione di Dio abbia prodotto e continui a produrre frutti. Che cosa ha da insegnare la Chiesa brasiliana alla Chiesa ambrosiana? Lei ha detto non si tratta di una Chiesa più ricca, di una Chiesa di più antica evangelizzazione, che va a trovare magari una chiesa più povera o più recente, ma si tratta di uno scambio tra chiese sorelle. La chiesa brasiliana è una realtà così grande che non so bene nel suo complesso cosa possa dirci. Le realtà che abbiamo visitato dicono alla Chiesa di Milano tanta riconoscenza, dicono abbiamo veramente ricevuto molto da Milano, dalla Chiesa Cattolica Lombarda Italiana, quindi la riconoscenza, sapere che tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto. E il coraggio, ecco, di stare là dove la vita è più pericolosa, ecco, nelle favelas sono presenti i nostri preti, come in generale la Chiesa, con tante iniziative, piccole cose rispetto all'enorme prepotenza del traffico della droga, della disorganizzazione, della fragilità delle famiglie. Ecco, quindi il coraggio di essere presente e la consapevolezza di essere poveri, la consapevolezza della povertà. Moltissime cose si sostengono con aiuti che possono arrivare o non arrivare, quindi questa precarietà anche di istituzioni che hanno già una lunga esperienza e tuttavia ancora sono a dire è la provvidenza che ci permette di andare avanti.